È possibile accedere al nuovo bando relativo all'attuazione della misura 3.3 del Fondo europeo per la pesca, destinato a sviluppare servizi offerti nei porti di pesca abruzzesi, potenziare le condizioni di sbarco del prodotto ittico e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori per un importo di circa 2 milioni di euro. Con questa misura ha spiegato l'assessore alla pesca Mauro Febbo, è possibile intervenire per la ristrutturazione di banchine esistenti e realizzare investimenti finalizzati ad aumentare la sicurezza sul lavoro nelle aree dei porti utilizzate per le operazioni di sbarco o carico del pescato. Ammodernare le sale destinate alle aste mediante acquisto ed installazione di nuove attrezzature. Realizzare o adeguare gli impianti per il trattamento e il magazzinaggio del prodotto sbarcato, nonché per il deposito e trattamento degli scarti. Realizzare impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua o energia elettrica. Ed infine acquistare attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci. Possono accedere a finanziamento soggetti singoli o associati tra di loro costituiti da organismi pubblici o misti, micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori. Questa misura è una boccata di ossigeno per coloro che lavorano nei porti di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto, poiché permette di attuare mirate ed importanti interventi per adeguare la qualità del lavoro alle nuove esigenze del settore, ha aggiunto Febo. Conosciamo bene le problematiche che vive il mondo della pesca e continueremo a lavorare affinché le criticità vengano superate al più presto. Le domande devono essere spedite entro 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, quindi dall'11 gennaio, che è consultabile sul sito internet www.regioneabruzzo.it